Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, molto succoso, in cui guardiamo quali sono stati gli italiani convocati per questo campionato importantissimo di street lifting. Due precisazioni che devo fare. La prima, io li ho chiamati europei, ma non ho ben capito se siano europei o mondiali, anche perché sulla pagina Instagram della Final Rep mi sembra di aver visto che tra i paesi qualificati ci sia anche il Venezuela, e il Venezuela sinceramente non mi sembra tanto europeo come paese. Per carità, non è razzismo, però nel senso non ho capito se siano europei o mondiali, quindi se lo sapete meglio di me commentate qua sotto, che così almeno capisco io e capisce chi guarda questo video. Seconda precisazione: chi è convocato, chi è qualificato. Anche qua non ho capito come funziona bene il discorso di qualifica. Sicuramente ne passano due per categoria di peso, da quel che ho capito, poi se ne passa solo uno siamo spacciati, ma se ne passano due c'è il primo, il vincitore della Strength War, quindi il vincitore di ogni categoria della Strength War, accesso diretto. Il secondo per ogni categoria di peso mi sembra sia quello con il total più alto. Da dove li prendo questi numeri? Dalla Strength War e dalla Street 4, il campionato di street lifting Italia che c'è stato questa primavera. Ci sono stati due weekend di gara, mi sembra due o tre weekend di gara, in cui sono praticamente andato in tutte perché avevo ragazzi che gareggiavano, un po' perché anche per cultura dello sport sono andato. Quindi in questo video vi mostrerò quali sono, secondo me, poi se ho sbagliato, ripeto, commentate qua sotto, ditemi se ho sbagliato, se ho detto delle castronerie. In questo video ho preso il vincitore della Strength War e quello con il total più alto dopo il vincitore della Strength War per ogni categoria di peso. Spero di aver fatto giusto, se no boh, avete conosciuto qualche atleta forte in più italiano e va bene così, insomma non è stato niente di buttato. Prima di procedere con il video dovete sapere che è uscito un video corso di street lifting ideato, strutturato da me in collaborazione con la Master of Calisthenics. Diciamo che è pubblicato sul sito della Master of Calisthenics, ma ideato io, ho fatto il programma io, le slide io, tutto il discorso l'ho fatto io, registrato io, ho fatto tutto io, ma è su quel sito lì. Se volete dargli un occhio vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se avete intenzione di acquistarlo però passate categoricamente dal link qua sotto in descrizione, perché così insomma ci guadagno pure io. Bene, partiamo subito con la categoria meno 66 kg. Nella categoria meno 66 kg passano Alessio Ceragioli, che è il vincitore della Strength War 2024 con un total di 415 kg, e Domenico Zezza, sempre in categoria meno 66 kg, con un total di 405 kg. Entrambi hanno gareggiato la Strength War e hanno fatto primo e secondo posto, quindi loro due, in teoria, da quel che ho capito, sono qualificati per la Final Rep. Andiamo con la categoria meno 73 kg. Abbiamo Giulio Torelli, vincitore della Strength War del 2024 con un total di 457,5 kg, ormai veterano anche lui dello street lifting, team Iron Church, kg sempre in crescendo da quando comunque lo conosco in termini di atleta. E l'altro ragazzo qualificato per la Final Rep in meno 73 è Lorenzo Mazzi, team LS Coaching, adesso non so come si chiama, comunque seguito da Lucian Stanut, con un total di 471,25 kg. Una cosa su Lorenzo, che tra l'altro saluto tanto in maniera molto calorosa, si è infortunato, mi è dispiaciuto davvero tantissimo, si è strappato il quadricipite mi pare durante degli affondi bulgari, quindi non saprò, insomma bisognerebbe sentire anche lui se riesce a tirare un total simile o comunque uno squat così forte come ha tirato alla Street 4 per questo discorso qua. Auguro comunque a Lore la miglior guarigione possibile, perché se lo merita, insomma i numeri sono davvero alti, e poi è sempre peccato anche di un atleta estero vedere che si infortuna quando ha numeri davvero importanti, quindi buon recupero Lore, dai e costa final. Passiamo alla categoria superiore, categoria meno 80 kg. In questo caso i qualificati per la Final Rep sono Cristiano Bellorini, categoria meno 80 kg, con un total di 488,75 kg. Bellorini aveva gareggiato anche, mi sembra, la Street 4 per centrare anche lì la qualifica, ma purtroppo ha vinto Tony D'Agostino, cioè l'altro qualificato, con un total di 492,5 kg. Particolare Tony D'Agostino perché ha uno squat fortissimo, poi su questo discorso squat forte, alto, coefficienti, non coefficienti, lui è uno di quei casi emblematici da prendere come esempio per fare certe riflessioni in merito, però non è questo il momento adatto. Comunque Bellorini, mi sembra, adesso non vorrei dire una cagata, abbia gareggiato anche alla Street 4, ovviamente è stato superato da Tony D'Agostino che si è qualificato, ha gareggiato poi alla Strength War mesi dopo e ha centrato la qualifica, quindi bravo Cri.
anche Cree team LS, quindi Lucian Stanut, mentre Tony D'Agostino team Cyan Academy di Tonio Esposito. Passiamo nella categoria meno 87 kg. Vincitore della Strength War abbiamo Amedeo Pulcini con un total di 521,25 kg, un total davvero importante. Sinceramente non pensavo tirasse carichi così alti, però bene, ben venga, contando che soprattutto dip e squat l'ultima chiamata era davvero facilissima. Secondo me il total può salire ancora alla final, se ovviamente si allena come Dio comanda, ma questo lo diamo per scontato. Altro ragazzo qualificato per la final abbiamo Lucian Stanut in meno 87 con un total di 507,5 kg, anche se non ho capito se gareggia per il team Romania o il team Italia, e nel caso gareggia per il team Romania c'è qualcun altro nel team Italia, non lo so, quindi insomma se voi lo sapete commentate qua sotto. Comunque io do per scontato che Lucian gareggi per l'Italia, perché per certi versi è più italiano di me e in teoria è qualificato, quindi vediamo anche Luciano tira dei bei numeri che ci vogliono. Passiamo ora a categoria meno 94 kg. In questo caso vincitore della Strength War abbiamo il generale Lategana con un total di 497,5 kg, quindi lui accesso diretto, e poi l'altro con il total più alto, Xav Javier Machas, che è anche detentore del record mondiale sul total di 600 kg. Beh, speriamo che continui a vincere, perché Xav ovviamente ormai ovunque va vince, quindi vediamo, speriamo che vinca anche alla final. Non voglio tirargliela, però insomma in meno 94, ma in realtà al mondo è il più completo, quindi speriamo continui così e che non ci sia qualche dopato di turno in meno 94 che arrivi e entri a cazzo duro in classifica. Ultima categoria più 94, qua abbiamo due bestie sacre. Vincitore della Strength War Valerio Naldi con un total di 581,25 kg, il primo italiano a tirare 300 kg di squat e il primo al mondo in allenamento a tirare 200 kg di dip. Altro ragazzo in più 94, un'altra bestia sacra, Leonardo Giliberto con un total di 537,5 kg. Leo che alla Street 4, dove ha gareggiato per la qualifica, era davvero sottotono, perché mi sembra che fosse arrivato da 2 settimane di influenza, non ho capito, si era allenato l'ultimo mese un po' di merda, ma ha tirato comunque 292,5 kg di squat, che insomma raga sono davvero tanti chili. Giliberto ha gareggiato anche l'anno scorso alla Final Rep a Colonia, mi sembra che fosse arrivato o secondo o terzo, adesso non ricordo bene, sempre in più 94. Quest'anno secondo me il livello si è alzato tanto, parlo di Leo, e sono curioso di vedere poi la completa che farà di powerlifting a breve, non so quando, ma mi sembra che a luglio ci sia una completa dove per l'appunto Giliberto gareggia in meno 105 kg, non vorrei dire una cagata ma mi sembra così, e sono molto curioso perché con 300 kg di squat avrà uno stacco bello importante. Poi l'altro giorno ho pubblicato nelle storie una doppia 190 di panca, raga queste sono davvero bestie sacre, a me viene da piangere quando vedo questa gente, dico zio fa. Comunque ragazzi, questi sono gli italiani convocati alla final rep in teoria, perché ripeto, date le premesse che ho fatto di inizio video, in teoria sono loro. Prima di concludere con il video, iscriviti al canale, perché video così in Italia sullo streetlifting non ce ne sono. Ho intenzione di portare avanti questa serie di video in cui parlo di gare, parlo di atleti per tanto tempo, perché sui social sia uno dei modi migliori per cercare di far crescere lo sport, ci credo davvero tantissimo in questo sport. Infine, se stai cercando un personal trainer online di streetlifting, link qua sotto in descrizione, trovi il mio sito web e la mia pagina Instagram in cui pubblico risultati di ragazzi, slide informative, reel che informano su questo fantastico mondo, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!